con il cambio Margiotta in campo nel secondo tempo è sostanzialmente cambiata la partita? Ma sono contento di aver fatto bene, volevamo venire qua per fare una grande partita. Chiaramente il rigore ci ha un po' condizionato la partita. Ecco, ci puoi spiegare che cosa è successo? Perché dagli spalti abbiamo fatto fatica. Ma dalla panchina non abbiamo visto bene, ma vedendo le immagini sembra che non ci sia niente. Però bisogna accettare le decisioni dell'arbitro. Abbiamo preso anche il 2-0, però siamo stati bravi a rimanere in partita e nella ripresa ci siamo rifatti. Con Margiotta in campo, un Latina forse con più peso offensivo sicuramente, ma a me la cosa che è piaciuta di più come ha iniziato l'azione poi del 2-2 andando poi a cercare quel cambio gioco per Sannipoli che aveva preso benissimo le spalle la difesa del Pescara. Ma ho voluto rischiare un po' quel passaggio perché sapevo che dandola forte magari poteva avere un vantaggio nello stop. Ho rischiato, è andata bene e abbiamo fatto il gol dei due pari. Qual è stato, e chiudiamo, secondo te la chiave di questo pareggio nel secondo tempo? Perché il Pescara fino al 65esimo non vi aveva concesso praticamente nulla. Ma sapevamo che il Pescara mentalmente aveva qualche problema nelle ultime partite, che bastava magari un episodio favorevole per metterli in difficoltà. Abbiamo trovato il rigore, il gol del 2-1 sicuramente l'ha fatto andare in difficoltà e siamo stati bravi poi a fare il due pari.